Certamente questo dato è riconosciuto dai mercati ed è riconosciuto a livello europeo e internazionale. Ci sono le condizioni, naturalmente alle condizioni bisogna associare il lavoro di tutti voi e di tutti noi, perché il credito alle famiglie e alle imprese riprenda vigore, contribuendo a risolvere anche le difficoltà residue, minori, che tuttavia continuano a esserci anche nel sistema bancario. Molto dipende dall'andamento generale dell'economia e della crescita del Paese. Sappiamo che abbiamo dei numeri che giustificano un certo ottimismo, un certo prudente ottimismo. Sappiamo che la crescita di cui oggi si parla in Italia è grosso modo il doppio di quella che era prevista per quest'anno nel mese di dicembre e nel mese di gennaio. Le diverse istituzioni prevedevano una crescita tra lo 0,6 e lo 0,7, oggi la previsione consolidata è di una crescita dell'1,3 per quest'anno. E io mi auguro che questo trend di smentita in positivo delle previsioni continui. Vediamo. Ho visto anche stamattina dei dati molto incoraggianti sull'export italiano, più 6,6% nei primi 4 mesi dell'anno, anche in questo caso dati che superano di gran lunga quelli che erano i dati delle previsioni e che, by the way, lo dico tra parentesi, perché ogni tanto un po' di orgoglio nazionale credo che ci aiuti, fanno dell'Italia il sesto paese al mondo in termini di saldo commerciale attivo.